Allora, io ho visto fenicotteri, e ibis dappertutto. Anche un po' di castori, che non sono castori, ma Cinghiali. quelli, mancano i cinghiali, mancherebbero i cinghiali. Tra un po' arriveranno anche quelli, sì. Ciao Andrea, buongiorno a tutti, naturalmente un buon augurio di buone feste a tutti da parte mia. Dunque, cosa dire? Diciamo che ancora una volta il periodo natalizio trascorrerà all'insegna di un forte e potente anticiclone subtropicale mediterraneo con il quale dovremo fare i conti per buona parte, diciamo, di quel che resta di quest'anno. Quindi sicuramente almeno fino a fine anno non avremo grandi cambiamenti. Se diciamo, traiamo le conclusioni, ancora una volta, come negli ultimi anni, l'inverno si mette in pausa in favore di una primavera piuttosto avanzata in buona parte d'Italia. Ovviamente tutto ciò che riguarda la pianura padana, le valli e la parte litoranea del paese subirà dei contraccolpi, diciamo, umidi per effetto appunto di inversioni termiche, quindi vedremo gran poco sole in giro, molte nubi, banchi di nebbia e temperature un pochino più basse. Tutto sommato però buona parte del paese trascorrerà le festività all'insegna del sole e temperature molto primaverili, specie al sud Italia. Per quanto riguarda le nostre zone, come vi ho già detto, saranno giornate stabili, ma naturalmente molto molto grigie. Una fase leggermente più fresca, e speriamo anche con l'immescolamento d'aria, tra il 28 e il 30, per poi però ritornare sotto le grinfie dell'anticiclone subtropicale a inizio anno. Situazione dunque che non cambia, qualcuno pensava che fosse, diciamo, transitoria questa cosa, ma ahimè la fase siccitosa continuerà ancora, non è ancora conclusa. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti.